Napoli, una città affascinante e complessa, nota per la sua arte, la storia secolare, ma anche per l'ombra lunga del crimine organizzato che ha marcato i suoi quartieri. Nel cuore di questa città viveva Emanuele Sibillo, un nome che ancora oggi risuona per le vie strette del centro storico. Questa è la storia di un giovane che, spinto da ambizione e disperazione, ha scalato rapidamente le gerarchie criminali, diventando a soli 19 anni uno dei boss più temuti e ricercati della sua generazione. Emanuele Sibillo nacque nel 1995 a Napoli, nel rione Forcella, un quartiere storico ma segnato da gravi difficoltà economiche e dall'influenza costante della camorra. Cresciuto in un ambiente dove povertà e illegalità erano spesso l'unica realtà, Emanuele iniziò a vedere la strada criminale come un possibile riscatto. Fin da giovanissimo, il suo carattere era forte e carismatico. Aveva imparato presto a farsi rispettare e a imporsi, riuscendo a conquistare l'ammirazione di altri ragazzi del quartiere, molti dei quali, come lui, si trovavano intrappolati tra sogni impossibili e una vita di necessità. Ma l'ambizione di Emanuele andava oltre. Voleva costruire il proprio gruppo, qualcosa di nuovo e temuto. Così, attorno ai 17 anni, fondò La Paranza dei Bambini, un gruppo di ragazzi giovanissimi, la maggior parte dei quali neanche ventenni, che cominciò a farsi strada con una serie di atti di violenza e intimidazione, sorprendendo e spaventando persino i clan camorristici più anziani e consolidati. Emanuele voleva rispetto, potere, e con il suo gruppo non temeva di sfidare anche le regole più ferree imposte dalla camorra tradizionale. Emanuele divenne presto una figura carismatica e controversa, un capo rispettato e temuto. I membri della Paranza lo seguivano ciecamente, nella loro cerchia lo chiamavano S17, una sigla che racchiudeva la sua identità e la sua fama. La Paranza guadagnava rapidamente territori e influenza nel centro storico, arrivando a minacciare i confini di gruppi criminali che controllavano da anni le attività del quartiere. Era uno scontro generazionale, da una parte i clan tradizionali e dall'altra questo gruppo di ragazzi giovanissimi, senza freni e con poco da perdere. L'ascesa della Paranza non passò inosservata. Le loro azioni erano rapide, brutali e ben organizzate. I motorini sfrecciavano per i vicoli di Napoli, colpi esplosi e inseguimenti che si confondevano con la vita quotidiana dei residenti. La Paranza iniziò ad assumere il controllo di vari punti strategici, come i luoghi dello spaccio e le vie principali del centro storico, un controllo che rendeva Sibillo e i suoi sempre più potenti e temuti. Per la polizia e le autorità, questo nuovo gruppo rappresentava una sfida inedita e pericolosa. Con l'intensificarsi degli scontri, però, la vita di Emanuele diventò sempre più complicata. La pressione della polizia si fece sentire. Avevano ormai identificato lui e i suoi seguaci come una minaccia seria e iniziarono una vera caccia all'uomo per fermarlo. Contemporaneamente, le tensioni con i clan rivali diventavano esplosive. Ogni azione della Paranza generava una risposta e la guerra tra bande infiammò letteralmente le strade di Napoli. Emanuele Sibillo iniziò a vivere come un fuggitivo, nascosto, sempre in movimento e pronto a difendersi da ogni angolo, da ogni ombra. Tuttavia, il pericolo non sembrava intimorirlo, anzi. Molti raccontano che in quei giorni si muoveva con ancora più convinzione, consapevole che la sua immagine di leader e di mito cresceva tanto nei suoi seguaci quanto nei suoi nemici. Ma sapeva bene che il tempo stringeva e che il suo futuro era più incerto che mai. Il 2 luglio 2015, quella che era iniziata come una semplice serata estiva, si trasformò in un punto di non ritorno. Nel quartiere di Forcella, durante uno scontro armato, Emanuele venne colpito da un proiettile mortale. Aveva solo 19 anni. Il giovane capo, il boss che sfidava il potere e la tradizione, giaceva ora esanime nella stessa città che aveva tanto desiderato conquistare. La sua morte segnò la fine di una breve ma intensa stagione di violenza e rivalità tra bande nel cuore di Napoli. Oggi Emanuele Sibillo è ricordato in modi molto diversi. Per molti è semplicemente uno dei tanti ragazzi inghiottiti dal mondo della criminalità, una vittima di un sistema che lascia poche alternative. Per altri è un mito, una figura che incarna lo spirito ribelle e tragico di chi non accetta una vita ai margini.
Murales e graffiti nel centro storico di Napoli lo ricordano ancora, raffigurando il suo volto, il suo nome e il suo numero, ES-17. Ma c'è un messaggio, forse, che va oltre la sua storia personale. Emanuele Sibillo rappresenta la tragica illusione che la criminalità possa essere una via di riscatto. La sua è stata una vita breve, segnata dal potere e dal conflitto, che però si è conclusa troppo presto e troppo tragicamente. E forse proprio in questo epilogo si cela un monito per i giovani di Napoli e di altre città. Il crimine non porta mai a un futuro sereno e duraturo. La storia di Emanuele, nella sua rapidità e nella sua durezza, ci mostra quanto il cammino verso il potere attraverso la violenza sia una strada destinata a spezzarsi. Un colpo alla schiena che non gli ha lasciato scampo, così Emanuele Sibillo, uno dei baby boss del centro storico di Napoli, 20 anni non ancora compiuti, è stato ucciso intorno alle 2 di notte. Qualcuno, forse, ha provato a soccorrere il ragazzo lasciandolo davanti all'ingresso dell'ospedale Loreto Mare, ma ormai non c'era nulla da fare. Le indagini sono affidate alla squadra mobile guidata dal primo dirigente Fausto Lamparelli e gli investigatori sostengono che Sibillo sia stato ucciso in via Oronzio Costa, strada non distante da Castel Capuano, teatro delle ultime sparatorie. A sostenere questa ipotesi il ritrovamento di 13 bossoli di 3 diversi calibri e il racconto di qualche residente che ha detto di aver sentito dei colpi di pistola. Un delitto destinato ad avere ripercussioni sugli equilibri criminali della zona del centro storico e ad acuire la tensione che lì, tra i vicoli del cuore di Napoli, è già alta da tempo. Nonostante la giovane età, infatti, Emanuele Sibillo aveva un ruolo di peso all'interno del clan. Il 9 giugno scorso era sfuggito al maxi blitz che si concluse con 60 arresti. Riuscì a evitare le manette ed era in fuga assieme al fratello Pasquale, ora ricercato numero uno. I killer di qualche gruppo rivale lo hanno trovato prima degli investigatori. Se questa storia ti ha colpito, lascia un like e iscriviti per altre storie di vita e cronaca. Alla prossima!